Le novità, sempre diciamo in direzione di questo progetto fare sistema, che comincia a prendere corpo, sono il 18-29 maggio la visita in Canada, dove andremo a visitare con gli abruzzesi, che a questo punto anche in Molisani nel mondo, Arnaldo lo diceva, a Pietraroia, e alcuni imprenditori che fanno proprio questo lavoro di import, di uno dei quali è il Travaglini, Nicola di San Salvo, che vendono di tutto, il tartufo non lo ricordo, ma anche i formaggi chiaramente, e soprattutto con la Spedicata andremo a firmare la convenzione perché vengano per quest'anno 50 ragazzi a fare la Summer School, a fare la Summer School da noi. La Summer School da noi sarà una Summer School che tratterà chiaramente di storie, culture, tradizioni, ma sarà basata sulla gastronomia. Voi dite perché diciamo, la facoltà di sociologia che mi è l'istituto alberghiero basa tutto sulla gastronomia? Perché nelle giornate di studi della settimana interregionale dell'immigrazione l'anno scorso, il presidente dell'Abruzzese di Mondria, tenete conto che l'Abruzzese a Mondria censiti dalle associazioni sono 20.000 e mi sembra i posti non li sanno di più, ci ha detto: noi abbiamo delle mega strutture dove ci riuniamo, i ragazzi che ormai la terza generazione, cioè i danni della figlia di Pasqua di Enel, e quando noi mettiamo volavola si mette anche di tre servano giustamente e non ci vengono più, si mettiamo volavola. Quando però facciamo, anche quando, pur quando viene in Duccio, all'inizio, la generazione precedente a Duccio ci andavamo, abbiamo visto, verificato che se cuciniamo i prodotti proprio italiani, abruzzesi, molisani, eccetera, questi restano e ci vengono. Perché la mangiano le schifezze. Allora, non la Summer School. Non lo sanno, non lo so. La Summer School, noi la vogliamo strutturare così: ci saranno le lezioni teoriche e la dottoressa Alzini, che è proprio traduttrice ufficiale, tecnica, che fa sta cosa, tradurrà, perché abbiamo un professore che l'inglese purtroppo non lo sa. Ma poi, finita la lezione, lezioni che vorremmo fare, io ho parlato con il direttore, che sarò personalmente tutto ormai, anche il professore che farà, il direttore scientifico che è, di Francesco, Gabriele, non li facciamo la mattina, lo facciamo pomeriggio, se vuoi una mattina dopo, insomma, come notte, torno la sera tardi. E dopo però, finita la lezione, col pullman li portiamo in giro. Le sagre, a visitare le aziende, eccetera, eccetera. Insomma, questo poi il programma didattico lo daremo. Chiaramente il sabato e la domenica le porteremo la cioccolata, le porteremo al mare, non è che possiamo sempre lo strutturiamo insieme questo programma. Per adesso sono 50, tenete presente, io lo dico sinceramente, questa è un'idea che ho copiato, perché lo facevano gli abruzzesi, una abruzzese di Monte, di Toronto, tale di Giovanni, e l'ha portato per una quindicina d'anni, lui però era un professore universitario di Toronto, ha portato per una quindicina d'anni 300 ragazzi sopra nel Tiramanda. Noi l'abbiamo sostanzialmente copiato, ma lui ci dà una mano. Dicendo, a parte si è fermato, vogliamo iniziare questo discorso con gli abruzzesi e molisani che stanno a Modena, con cui abbiamo rapporti. E quindi io ho parlato con la presidente del Comites, che è un calabrese, non è un mochigliano, che verrà, si chiama Giovanna Giordano, la quale mi ha dato la disponibilità. A me va bene, muovendo io e 25 ragazzi, vediamo come l'aria, perché dove poi tra l'altro qua non c'è mai stata, ma in Calabria a Trento, stranamente. Io le ho detto: guarda, dottor Regno, sono 50, sono pochi, no, abbiamo chiuso, cioè 25, sono pochi, abbiamo chiuso 50. Però è chiaro che se si troveranno bene, se la cosa funziona, gli altri anni verranno altri giorni. Ora, se noi riusciamo con i giovani nostri a stabilire dei rapporti di scambio, è chiaro che potremmo anche organizzare al contrario, cioè potremmo organizzare le visite nostre, con i nostri imprenditori, con le camere di commercio, e insomma, incentivare questa cosa, perché queste, che nei piccoli paesi, io immagino, Agnone già ha un'altra struttura urbanistica e anche sociale, ma Alicia, se tu d'estate mi mandi
o a San Benici, mi mandi 30 giovani, hai rivoluzionato tutto, insomma, cioè, hai dato anche un vissuto un po' diverso. E quindi anche una distribuzione, poi vedremo. Però voglio dire, questa è la novità. Dal 21 giugno al 12 luglio, quindi verranno questi ragazzi, il 25, 26, 27 e 28 giugno andremo nelle Marche a fare il prototopo ad Acquaviva Picena. Che giorno si deve? 25, 26, 27 e 28 giugno. Però avevo detto a Daniele che adesso andremo a fare una riunione cooperativa, diciamo, di quella serata del prototopo delle Marche. Ebbene, far venire pure voi produttori, perché là loro fanno un evento grosso che si chiama Secondi a Nessuno e ci hanno chiesto a noi 4 secondi, fanno 4 secondi loro e 4 noi. Noi abbiamo già detto porchetta ventricina, Abruzzo e formaggio e tartufo vostro. Quindi formaggio ci pensate voi di qua e tartufo caro Villi, che peraltro è gemellato con uno dei paesi che starà. L'altra novità, ma credo che questa ce l'avete pure voi, Pisani, in ogni caso se volete venire a noi la Regione Abruzzo ci dà tutta la Casa Abruzzo si chiama, che allora hanno affittato per tutto il periodo una struttura pari di 3 piani, io non l'ho vista, 170 metri a piano, a Brera, vicino a una zona di forte passaggio, e quindi lo dobbiamo riempire, per cui se voi volete venire, il produttore vogliono venire, credo che non è una cosa che costa. Cioè, stare Giorgio ora così, quindi sono le spese, insomma. L'altra novità è che avvieremo le rievocazioni medievali ai prodotti topici di Palma, dove abbiamo il Castello, e San Felice l'arrivo dei croati, perché appunto questo signore delle Marche si è offerto, è un amico, c'è cioè il genero che qua è abruzzese, di darci una mano senza soldi, insomma, cioè, noi non so come state messi qua, ho visto che c'è il Castello del paese prima di Carolini, però noi noi che lì i castelli nostri, tranne Paolo, li stanno tutti messi in mano, cioè si deve rifare la gioia sul Medioevo, fuori però si vede bene, io non lo vedo. Invece Palmoli poi l'hanno invito anche al museo del contadino, dell'immigrazione, non so, Palmoli sta facendo un lavoro. L'altra cosa, la terza settimana interregionale dell'immigrazione, che l'anno scorso abbiamo fatto a Lentella e a San Felice, quest'anno potremmo fare a Lentella perché da statuto inizia là e poi magari fare 2 o 3 giorni qua, chiaramente non siamo assettati col comune. Ma noi facciamo la comune no, c'è sempre una giornata qui dell'immigrazione, ma è sempre, a me non piace, è sempre sotto torre. No, noi la facciamo con l'università, vengono i professori, cioè quelle che abbiamo fatto l'anno scorso, chi ci è venuto, insomma, avete visto, noi ogni giorno l'abbiamo dedicato a un paese. Loro, questi che sono venuti, una giornalista argentina, questo presidente degli abruzzesi del Canada, e tua mamma mediatrice culturale del Belgio, e ogni giorno è stata dedicata a una realtà di immigrazione. Abbiamo avuto la mostra che ci ha dato il paesano vostro, faccio il presidente del Consiglio regionale, qua come si chiama? Del Consiglio regionale che ci sta lavorando su sta cosa. Davos, bravo. E lui ci vuole dare una mano. Quindi facciamo una cosa, io per terza settimana di giornata di immigrazione una cosa con gli accademici, con i professori che vengono, ci sono studenti fenomeni, eccetera, eccetera, adesso. E quindi potremmo farlo, sediamoci, settimana, sì, 3 giorni al delta, 4 giorni al delta, e uno da voi, cioè scusate, 3 da voi, insomma. E poi, se può fare, magari ci diamo un'altra settimana. Sì, ma lo facciamo insieme il programma, e poi chiudiamo anche. Ciao. E poi la terza, cioè a settembre, non abbiamo definito quando, c'è la visita in Argentina, capo delegazione, il dottor Di Sant'Aurelio.
diciamo che sull'Argentina non è che ci contiamo molto, perché il paese sta, però nel senso che non è che, mentre nel Canada andiamo a vedere un favore la regione Abruzzo, che la ma chi paga tutte queste cose? All'Argentina chi lo paga? All'Argentina siamo ospiti là, cioè, sì, ci, noi ci abbiamo già dei rapporti con questi e li abbiamo, quando è venuta qua la signora che ha fatto parte della giuria del prototipo, non è che li ha pagato, ci abbiamo dei rapporti di gemellaggio. L'Argentina dovrebbe venire con Monica Castiglione e se ne dai in... No, nel senso noi abbiamo chiacchierato, infatti. Adesso è il microfono. Facciamo un po' la telecamera? Sì, facciamo un po' la telecamera. Si sente. Si sente, ok. Uno dei video argentini, ma non è facile. Esatto, ora si fa il museo a Castiglione, aprono il museo, ma non è facile. Ok, a Barca. E infatti siamo gemellati, quindi andiamo là. Allora, per me l'ambasciatore, voi sapete che l'ambasciatore è l'ultimo di una famiglia importantissima in Argentina. Ah, no, non lo so. E che sono di Oregon. Ah, no. Di Pedro. L'equivalente di Agnelli in Italia. Cioè, per la famiglia degli investigati. Adesso possiamo? Facciamo con il microfono, che si dovrebbe. Si sente lo stesso. Ma quello... Quello col filo? Sì, no, quello... No, vabbè, ma non ti preoccupa, facciamo si sente lo stesso, non tanto lo stanno lo stesso. No, ma si sente, si sente, si sente. Sì. Buongiorno e benvenuti all'inizio delle due giornate di studio organizzate dal Dipartimento di Sociologia CISM dell'Università d'Annunzio di Chieti, dall'associazione, o meglio, dal Consorzio AgriPromoter e con il patrocinio dell'Associazione Nazionale dei Sociologi. Giornate di studio che si svolgeranno oggi, 22 marzo, ad Agnone e Carovilli e il 27 a Lentella e Tavenna. Quindi che comprenderanno, diciamo, tutte e due le regioni. All'Endella con il preside Sciarra presenteremo il progetto Porti Annate, cioè metteremo dei maiali che in un'area allo stato bravo, insomma, per continuare questo progetto di valorizzazione delle tipicità locali, ma soprattutto della cucina sicura, del dottor Attademo, ovviamente. E mentre oggi ad Agnone presentiamo il calendario delle iniziative del 2015, compreso il prodotto topico, poi visiteremo la città e soprattutto poi questa sera alle 17 a Carovilli avremo un convegno, diciamo un focus group con il presidente della BCC della Valle del Trigno, l'onorevole Mariotti, la professoressa Spedicato, l'assessore Saio, che parlava di marketing territoriale, sindaco di San Felice del Molise, Nadia Falasca, che è quello che riguarda la Transiberiana d'Italia. Quindi continua questo lavoro che stiamo facendo a cavallo delle due regioni. Stavamo parlando prima, microfoni spenti, diciamo, di come organizzare la terza settimana dell'emigrazione, la terza settimana interregionale, sempre con l'università, e magari potremmo fare un'idea che approfondiremo con l'amministrazione comunale, 3 giorni all'Endella e 3 giorni da voi, e chiudere, diciamo, anche il prodotto topico con la finale qua, anche se, lo dicevamo sempre, microfoni spenti, con Dinucci chiaramente ci dobbiamo impegnare molto per portare già, visto il risultato di Vasto, chiaramente qua ci dobbiamo impegnare, ma su questo Daniele, l'assessore Saia, penso che è già diciamo, preparato a farlo. Io ringrazio a nome del Consorzio AgriPromoter, il Consiglio regionale Alessio Monaco, Consiglio regionale dell'Abruzzo, e ma soprattutto ringrazio il sindaco Carosella e Daniele, l'assessore Attademo, per come Agnone, devo dire, insieme anche a Denucci, di Pasqua, gli operatori, crede in questo progetto. Non a caso il comune di Agnone ha avuto la menzione speciale l'anno scorso, perché se vi diciamo un po' giusto, questa mattina è stato l'unico comune, anche San Salvo l'ha fatto, diciamo San Salvo per l'Abruzzo, Agnone per il Molise, che ha messo assieme degli operatori, ha capito che il progetto
progetto, fare sistema, cioè lavorare in squadra è meglio che quando andremo in Canada non è che ci possiamo presentare, che ne so, se parlando di consiglio regionale, un di destra, un di sinistra, sarà il consiglio regionale dell'Abruzzo, insomma. Ecco. Allora, questo è il nostro obiettivo e devo dire che Agnone chiaramente lo ha compreso mirabilmente. Ciò detto, io direi di fare così, assessore. Mo facciamo leggere alla signora Zinni, che diciamo, rappresenta il gruppo dei prodotti in rete, del sito, il calendario delle iniziative, che vedrete comprendono anche comprendono visite all'estero, partecipazione all'Expo, oltre che quello che abbiamo fatto l'anno scorso, cioè il prodotto topico in tutti questi 30 comuni che hanno aderito, tra cui anche Rosello, grazie ad Alessio, ma si è arricchito quest'anno perché faremo anche le Marche, poi lo sentiremo, 4 comuni delle Marche, e Lanciano, Tessa, Casoli, eccetera, eccetera. Quindi oltre a quello l'anno scorso avremo un viaggio in Canada, in Argentina e a Milano, quello e nelle Marche, lo sentiremo. Io direi di dare quindi la parola a Antonietta per la lettura e poi anche dei commenti sia da parte di Antonietta stessa e poi diciamo gli interventi dell'amministrazione del Consiglio regionale dell'Abruzzo Alessio. Buongiorno, si leggo il calendario degli eventi. Partiamo da oggi, 22 marzo, la prima giornata di studi qui ad Agnone, Carolini. Poi il 27 marzo c'è la seconda giornata di studi a Lentella e Tavenna, quindi a Tavenna la sera ci sarà il topico. Il 28 marzo abbiamo Liscia e il topico, quindi ci sarà il prodotto topico a Liscia e nel frattempo anche... Anche il gruppo dei prodotti rete per presentare il progetto per l'Expo, per presentare il progetto a voi alla regione. In temporanea, nel stesso giorno ci sarà... Il 25 aprile a Montenero, incontrata a Valuna, quindi presso la mia masseria, perché io sono Abruzzo e Molise, ci sarà il topico, sperando di poter, mi auguro certamente sì, utilizzare i carciofi, faremo delle ricette con i carciofi come si preparava una volta. Il 30 aprile, quindi c'è Cupello col topico, il 2 maggio Lentella. Invece il 18 e il 29 maggio, dal 18 al 29 maggio ci sarà questa visita in Canada, quindi da poi chi vuole partecipare. Certo, manderemo le mail, ecco, verranno già i sindaci di Dogliola, perché c'è un gemellaggio da perfezionare a Hamilton, e Altino come amministrazione, poi viene un altro comune che non mi ricordo. E comunque se volete venire anche voi come Agnone o i vostri produttori, chiaramente io vi faccio avere una mail. Il 30 maggio abbiamo Altino, Hamilton c'è il gemellaggio di Dogliola, poi ci starà Altino che viene perché c'ha questo interesse con il peperoncino. Abbiamo le possibilità all'Hamilton. Ah, quindi potete venire, no. Noi allora possiamo fare la festa in comune, Dogliola e voi. E chiaramente c'era anche il console che già è stato allertato, verrà il console o l'ambasciatore se stiamo dicendo. Poi visiteremo le cascate del Niagara. Poi il 2 giugno c'è San Salvo, quindi col topico. Naturalmente poi con le mail si specificherà se pranzo, cena, certo, orari, certo. Tutto qui adesso è indicativa la data. Il 6 giugno c'è Agnone. Confermato da niente. Sì. Col topico. Il 20 giugno Mafalda. Sì. E il 14 la Transiberiana. Transiberiana poi vediamo perché ci sono pure i cammini di San Tommaso a Monte Odorizio, quindi la Transiberiana sicuramente la faremo, vediamo Nadia più tardi. Questa è una puntata quella del 6 giugno. Sì, è quella prototopico vostro. Poi abbiamo il 27 giugno Petacciato, il 21 dal 21 giugno al 12 luglio la Summer School, per l'anno di 50 ragazzi del Canada a frequentare la Summer School, ci risentiremo perché come dicevo prima loro dopo che faranno la lezione teorica con i professori universitari dovranno anche andare in giro, visitare le vostre aziende, visitare le sagre, i comuni eccetera. Poi il piano didattico diciamo che lo faremo condiviso.
Poi c'è questa esperienza nelle Marche il 25, il 26, il 27 e il 28 giugno, quindi c'è questo topico in sinergia con i cugini marchigiani, no? Poi c'è il 5 luglio a Terricella Peligna, 10, 11 e 12 luglio c'è l'Expo a Milano, e quindi poi anche lì nello specifico si andrà a definire, il 18 luglio Carovigli, il 18 luglio Frosolone. Forse farà un pranzo, una cena e poi un giro in questa zona. Il 25 luglio Palmoli, c'è questo, c'è il topico, ma c'è anche la rievocazione medievale. Diciamo che il topico c'è nell'ambito della rievocazione medievale. Il 25 luglio a San Felice, quindi vale la stessa cosa, sì, perché anche lì c'è la rievocazione medievale. Il 26 luglio a Palombaro, il 27 luglio a Trivento, l'8 agosto a Casalbordino, il 10 agosto a Montefalcone, l'11 agosto a Scerni, il 12 agosto a Dogliola, il 14 agosto a Castiglione Messermarino. Poi dal 22 al 28 agosto c'è la terza settimana interregionale della migrazione, il 29 agosto ci sarà la finale del prodotto topico. Poi invece a settembre con lo scorso abbiamo fatto il brand e sempre sabato santo. Poi a settembre Cupello, l'abbiamo detto, sì, il 30 aprile, Cupello, sì. E poi c'è la visita a settembre, la visita in Argentina, quindi con i giorni da definire, sì, con tutto il programma. Certo. Ottobre e novembre c'è il secondo laboratorio di cultura e marketing. Questi poi sono i comuni che hanno aderito, hanno fatto le delibere, ma non sono stati quindi abbiamo Vasto che è da definire, Rocca di Vara, Castelmauro, Atessa, Lanciano, Caso, Lucerenza, San Buono e Montedoriso. No, devo dire per dovere che Eccellenza e Rocca di Vara aderiscono degli operatori, non i comuni. E quindi questo è una grande il programma del topico 2015. E ci andiamo noi con la previsione, come l'anno scorso. Qui se ne impegniamo. È stata già definita la serie. Ma l'abbiamo già fatto. Ma non ben altro. Io faccio un sacco di io faccio giornalista una serie di però ci va. Se c'è qualcuno che mi aiuta a presentare io Costanza la Evenzini la porta sempre naturalmente ma è romano per la finale è stato già delineato la serie diciamo che la finale personalmente mi adopererò perché si faccia ad Agnone, ma penso di dire che insomma la candidatura di Agnone è a buon punto. Quindi sarebbe qua. Sarebbe qua, però dobbiamo essere tutti consapevoli, siamo ancora in sarebbe. Perché innanzitutto il criterio dell'alternanza, lo scorso Abruzzo, quest'anno a Agnone. Però dobbiamo essere tutti consapevoli che dobbiamo fare uno sforzo maggiore in termini organizzativi. Perché Vasto ce l'ha di suo la gente, come abbiamo visto l'anno scorso, qua diceva il mio sindaco dobbiamo anche appagare un po' basso, insomma, i servi, i Castiglione. Ci sta pure. E poi insomma, rispetto all'anno scorso va detto anche il libricino, no? Che è stato stampato con le varie ricette del topico, quindi l'anno scorso è stato il primo anno ed è, voglio dire, si è partiti un po' così, però anche la presentazione del piatto topico, magari se si riesce ad accompagnarlo anche con notizie, a farlo un attimino più storico. Più storico, quindi anche la presentazione della ricetta, dare più notizie storiche, una ricerca più accurata che dà naturalmente elementi in più per... Questo ce l'ha chiesto anche... il consigliere Monaco lo sa, ce l'ha chiesto anche la regione per il discorso dell'Expo, perché non è che ci dobbiamo accompagnare con notizie storiche, di valorizzazione, eccetera, eccetera. Quindi quest'anno probabilmente siccome lo faremo, il professor Muro, che è uno storico dell'alimentazione, oltre che di Francesco, si sono messi a disposizione, quindi, e anche il professor Miranda per quello che riguarda il Medioevo, lui è bravo, devo ringraziare Daniele che ce l'ha presentato, diciamo, abbiamo questi tre accademici, sto pure io, insomma, possiamo dare una mano seriamente,
Quindi diciamo che questa Manconi dovremmo, anche perché poi c'è anche questo discorso, sti ragazzi che arrivano, se noi non siamo una scuola alberghiera chiaramente, ma una volta che gli siamo fatti vedere il museo dei canadesi, cimitero dei canadesi sotto Ortone, e abbiamo parlato un po' della guerra, diciamo della storia che può essere, possono interessare anche loro, dell'ultima guerra, e un po' in generale della nostra terra, della nostra origine sul piano antropologico, perché loro poi sono figli e nipoti di abruzzesi e molisani. Tutto il discorso basiamo sull'alimentazione, non è che non siamo una scuola alberghiera, quindi la ricetta va corredata da dati storici e anche, non lo so, pianoletici, diciamo sulla salubrità, sull'ambiente, eccetera. Sì, perfetto. Quindi sì, stavo dicendo una cosa. Ok. Quindi in questo caso, al di là di chi partecipa poi ai dibattiti al topico, no? Chi diventa concorrente, ecco, tra virgolette, ma è opportuno e sarebbe bello che l'intera comunità, chi custodisce ancora i saperi, e magari riscoprire anche quelle cose che non sono state tramandate, che riportarle alla luce, quindi dare valore aggiunto anche a chi ha da trasmettere delle cose, appunto perché verranno anche i ragazzi da fuori, dal Canada, quindi molte volte non le conosciamo noi, anzi più delle volte non conosciamo noi, prepariamo dei piatti, cerchiamo di farli più elaborati possibile, invece magari poi le cose essenziali sono... Anche perché se la cosa piace, l'anno prossimo verranno gente, che l'intera comunità è una gara di comunità, insomma, che si mette in gioco per fare, per preparare questi piatti. Ok, tu? O... Vabbè, io adesso ok, chiudo adesso, sì, vai, vai. No, io volevo ringraziare tutti i presenti, in particolare il consigliere Monaco e gli amici provenienti dalle varie zone del Vastese. Ringraziare l'agri-promoter e l'Abruzzo Damari che ci hanno scelto Agnone per questa finale, diciamo. E Agnone sta per scegliere. Sicuramente l'impegno dell'amministrazione e credo anche degli operatori economici locali non daranno sicuramente il loro contributo affinché questa manifestazione riesca nel miglior modo possibile. Chiaramente Agnone manda, diciamo, una ottima figura fatta lo scorso anno a Vasto, dove ha avuto il consenso anche delle persone che si sono fermate al nostro stand, che hanno apprezzato sia la promozione del territorio e soprattutto il prodotto che abbiamo presentato, essendo Agnone ormai un distretto caseario tutti gli alberghi, con dei prodotti di eccellenza rappresentati da aziende di eccellenza. Quindi l'amministrazione comunale ha sposato subito questo progetto, diciamo, di marketing territoriale che è volto da questa manifestazione a riscoprire i sapori e i saperi, come diceva la signora Zini, della nostra tradizione. Diciamo che la storia che stiamo vivendo oggi, di crisi economica, deve portare le persone a tornare verso i nostri territori e riscoprire proprio tutte le arti, tutti i mestieri che hanno fatto ricchi questi territori. Agnone, non per essere campanisti, ma è una cittadina molto ricca, frutto proprio delle capacità degli artigiani e dei commercianti che un tempo hanno vissuto queste aree. Quindi noi, diciamo, per ripartire con lo sviluppo di questi territori non dobbiamo fare altro che ripigliare quello che facevano in passato. Non sbaglieremo, non ci dobbiamo inventare nulla, è già tutto fatto, bisogna solo recuperare quello che si è perso. Grazie. Io ho capito una cosa, che Agnone praticamente è destinataria della tappa del prodotto topico parziale del 6 di... Come tutti i comuni. Quindi
E Daniel crede che l'abbia legata alla settimana dei caracciolini, in definitiva, perché quindi San Francesco Caraccio, quindi la cucina, quindi ha fatto molto bene, insomma. E Villa Santa Maria Agnone, passando per cosa? Sempre per San Francesco. E quindi, quindi allora questa la diamo per certa. Un'altra, poi vorrei sapere se è certa o certo l'impegno per, perché quello è molto importante, quel segmento degli studi sulle migrazioni. Quello è certissimo. Allora, io dico che potremmo fare 3 giorni a Lendella e 3 giorni da voi, che allora, se significa potremmo. No, 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 allora questo siccome l'organizzatore, per conto del Dipartimento di Sociologia, il delegato, cioè, della settimana, della terza settimana del regionale di studi sulle migrazioni, sono io, lo decido io, mi sentirò poi con il professore, cioè, ma sono io, vi confermo questo, lo posso dire davanti alla telecamera, che la settimana interregionale la facciamo metà in Abruzzo, quindi all'interno, e metà qua da voi ad Arona. A questo punto ci mettiamo anche, e credo che questo aiuta ulteriormente, la finale, perché se facciamo la mostra, chiediamo ad Ambrosio di darci la mostra, alla fine facciamo il 29 e lo chiudiamo qua, insomma, questo è... Però, Daniele... La finale la impostiamo su un progetto di marketing, ogni comune che partecipa alla si deve impegnare a fare un boom. Già solo 20 comuni significa che porti come minimo 1000 persone qua ad anno. Dopo è tutto moltiplicatore, cioè questo è il lavoro che bisogna fare, che mi ricomincio di fare. Vabbè, questo però ogni comune, cioè, allora, diciamo un po' per tagliarlo, posso che mi piace, parla pure di Alessa. No, sindaco, però faccio un esempio subito, diciamo. Oggi dovevamo essere in 14-15 e ci ha mancato Arnal, che verrà stasera, Nicola Valenti, cioè quelli più stretti. E quindi quello che dici tu è un lavoro che dopo ti manca, tu conti su 50 pullman, te ne fai 45, ti manca 250, cioè non so, cioè, capito? Dobbiamo poi essere, fare un lavoro. Ma facciamo un bel lavoro. Una cosa interessante che sto registrando negli ultimi tempi, lo dico anche ai miei operatori economici locali, sto ricevendo delle missive dalla costa, sì. Quindi associazioni di San Salvo, certo. Associazioni di Basso, che cercano un collegamento loro nuovi o noi loro. E questo potrebbe essere anche agganciato al discorso specifico del prodotto Ponte. Ma perché il lavoro che, diciamolo a tutta, che ha cominciato Arnaldo nel 97 col patto territoriale, poi abbiamo impostato noi anche con una serie di studi, questionari con l'università eccetera, e poi col prototipo l'anno scorso comincia a dare frutti, e i frutti sono quelli di Cimperino. È evidente, no? È chiaro, perché poi la gente lo comincia a chiedere. Io ho avuto pure un incontro con il sindaco di Termoli. Sì, Termoli per esempio, perché lì noi non abbiamo aggancio. No, se potesse aggancio. Termoli è molto interessato lo stesso, come San Salvo Vasto, a cercare un legame mare Monte. Montenero ci sta, però per il Movuta non c'è nessun problema. Sì. Petacciato ci sta dentro seriamente, ma Petacciato c'è un bel mare, però è un paese piccolo, quindi a noi ci servirebbe, se voi ci fate da tramite con Montenero Termoli, è meglio. Va bene? Vai, vai. Grazie Orazio, tutti presenti, sindaco, l'operatore, gli amministratori comunali, il presidente Zilli, innanzitutto un grazie per l'invito, perché è un modo per farci capire sempre di più quanto sia importante che le nostre due regioni continuano a lavorare assieme in questi settori come in altri. Purtroppo io poi tra un po' dovrò andare via, perché a Fraina, in Castione e Messer Marino, come ben sapete, ci sono sempre problemi per quanto riguarda i frane di stessi geologici, ci saranno dei sopralluoghi, e le nostre regioni dobbiamo essere bravi anche a collegarli, certo, con delle aree che insomma possono essere meno definite decenti. Dicevo, sono felice per l'invito, felice per l'impegno, la passione con la quale ognuno
cerca di mettere del suo per la buona riuscita, anche rispetto all'iniziativa dello scorso anno, quale ho avuto di partecipare, di apprezzare. Sono certo che questa sarà anche per certi versi migliore. Avete fatto un richiamo all'Expo, anche noi come regione avremo dei padiglioni all'interno della fiera, quindi potremo in qualche modo. Sì, sì, ma ci abbiamo parlato sia con Cristiano Canos che con Camillo. Sì, sì, cioè. E per quanto riguarda il discorso estero, noi abbiamo una struttura del CRAM come regione dove c'è l'assessore di Matteo. Facevo una riflessione rispetto a San Francesco, Caracciolo, patrono dei luoghi d'Italia, sì. Villa Santa Maria, e poi morto l'agnolo, poi c'è poi il dottorale, poi il suo. E siccome ho visto che il programma si interrompe a novembre, a dicembre sapete bene che inizia il giubileo, quindi potrebbe essere opportuno anche con il ventennale della visita di Giovanni Paolo II, se non sbaglio, a marzo. Dice proprio marzo. Cioè, proponi per il Belgio? No, se fosse in qualche modo anche si possa organizzare qualcosa in concomitanza con l'apertura del giubileo. Magari quale possa essere, ma c'era qualcosa da fare, insomma, dicevo, ma richiamo come. Ok, va bene. Iniziativa allora per il giubileo. Adesso l'idea poi ci si lavora, no, perché aggiungo, mi viene in mente, l'anno scorso noi gli attestati di partecipazione al corso di cultura e marketing che facciamo con l'università l'abbiamo data all'Endella, mi pare proprio l'8 dicembre, quando è stato? Quindi 21. Se voi organizzate il 21 dicembre, addirittura se organizzate questa cosa l'8 di noi, potremmo far venire pure i professori e dare qua gli attestati di partecipazione al corso in quell'occasione. Noi possiamo dedicare con l'annunciata Ok, allora iniziative per il giubileo su San Francesco. L'8 dicembre per noi è una giornata di storica comune. Ho visto che l'attività si interrompe da noi. Sì, 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 sì. È possibile recuperare. Va bene, va bene. Se hanno qualche iniziativa. Il domenico, per il resto la massima disponibilità, quello che si può, diciamo, in presenza di impegno istituzionale, certamente non mancherà a tutti i livelli.